Deborah Grajt, l'ottavo posto per l'Italia, come si giudica questa prova? Ma penso un buon risultato per noi donne, noi siamo giovani, magari penso che tutte della mia prestazione sono abbastanza contenta, ho provato a rischiare un po' pagato nel finale, però non avevamo niente da perdere, penso questa è stata una cosa giusta che abbiamo dovuto provare a rischiare. Anche perché ai mondiali non si va da nessuna parte con un piazzamento, però è giusto sempre provare fino in fondo e sì, dare il massimo. Sì, penso che bisogna crederci, bisogna rischiare, può andare male ma può anche andare una volta bene. Anche perché siete giovani, in futuro naturalmente potrete riscattarvi e magari sognare qualcosa di più. Sì, noi di sicuro abbiamo gli stimoli, la motivazione, noi vogliamo crescere, vogliamo migliorare in fretta e arrivare a livelli alti. Il mondiale non è ancora finito, però il tuo giudizio fino a questo momento? No, fino adesso i miei mondiali, sono molto contenta, soddisfatta. Penso soprattutto anche di questo, del tifo, dell'atmosfera che c'è stata, una cosa che sicuramente il primo mondiale qua in Italia mi rimarrà, diciamo, un bellissimo ricordo. Norvegia sempre di un altro pianeta. Norvegia è un altro pianeta. Grazie, complimenti.